però se tu vuoi ridere, ma proprio di tutto cuore, devi vedere la comica che c'è Ridolini attorno. Buonasera, buongiorno, giovane antenato di questa nostra arte comica cinematografica. E buonasera, buongiorno anche a voi, signore, signori e signorine, giovanotti, ragazzi, militari, metapezzo. Eccomi qua. Ho il piacere di presentare per la prima volta su questo pubblico schermo uno degli assi della risata di 30 anni fa, in una edizione dei suoi maggiori successi, riveduta, corretta, sonorizzata, motorizzata, tecnicolorizzata e tridimensionalità. Non è vero, piccolo? Ridolini, al quale mi sono permesso di prestare la mia faringe, sperando non lo venga a sapere, altrimenti sono dolori, spinto dal desiderio di portare agli occhi che non sorrisono la sua arte ultrasonica, ultramoderna, ultraeterea, ultravioletta, depensateci al tuo vecchio genitore. Ed ecco voi, signori, Ridolini e la collana della suocera. A girvi, Cersei. Buonasera, buongiorno. Però se tu vuoi ridere, ma proprio di tutto cuore, devi veder la comica che c'è Ridolini attorno. C'è da morir dal ridere, correggetemi che se no, dal gran ridere morirò. Certo sono belli i film moderni, son psicologici, son moralistici. Vedi tanti esterni e tanti interni, attori splendidi e attrici come il Poe. Però se tu vuoi ridere, ma proprio di tutto cuore, devi veder la comica che c'è Ridolini attorno. C'è da morir dal ridere, sorreggetemi che se no, dal gran ridere morirò. Tutto il mondo un tempo ha riso tanto, saran battecole, saran tempiagini. Per il grande ridere ci ha pianto quel grande pubblico di gente d'ogni età. Perciò se tu vuoi ridere, ma proprio di tutto cuor, va a rivedere la comica che c'è Ridolini attorno. C'è da morir dal ridere, sorreggetemi che se no, dal gran ridere morirò. Sistema brevettato ALP, antiletargico penniforme, rimedio sicuro contro le multe del capufficio, del capreparto, del capotreno, del capocantiere, del capo di buona speranza. Sì, vado ancora a scuola. Sono 20 anni che faccio la prima, sapete perché? Perché sono troppo bravo e ogni anno vengo riconfermato. Aprite bene le orecchie, fanulloni, e sforzatevi di capire bene quello che sto per dirvi. Stamane ci sarà una visita della commissione ispettiva. Il primo che dimostrerà a quella gente che alle mie lezioni non si capisce un tubo, si piglia una tale sventola di sberle da scimunirlo completamente. Siamo intesi? Sì, bellezza. Ridolini? Tieni. No. Adesso ti rispondo. Ehi, dammi. È tuo. Adesso ti faccio vedere io. Rendiamo omaggio alla sua bellezza. Bellezza in uniforme, bellezza in motoscooter, bellezza al bagno Maria. La proboscide, dei fanali, il bocca aperto e la rugata. Che fronte superba, che occhi cipollini, che bocca incantadora. Trova? Ce l'ho io, la bocca incantadora! Signora, Ciccio cancella la lavagna! Ciccio cancella la lavagna! È stato in tazione! Ascensore! Reggetela presto! Oddio! Sono i trampoli! Presto! Altrimenti qui 10 anni di prima elementare non ce ne leva nessuno! Allora, ragazzi!
mi hai tappato la finestra, eh? Ma ora ti insegnerò io a mirare giusto. Apri, vigliacco! Apri che ti faccio due occhi così! Ma vada! Chi è? Beh? Se entri ti abbatto lo zoccio! Che succede qui, eh? Torna in classe! Sì, signor Pina! Avanti! Oh, che disastro! Che è successo? Tieni, panzone! Aspettami qua! Torno subito! Andiamo! Gli insegno io l'educazione! Ah! Oh, non sono stato io! Oh, signor preside, si accomodi! Ancora una sedia! Grazie! Tu, bambine, una sedia, Ridolini! Ecco! Grazie, piccolo. Ora vi farò sentire le mie bambine. Sono da brave, venite qui. Presto, presto. Graziose. Andiamo, bambine, sentiamo cosa avete imparato, su. Sentiamo il coro. Alle terme di Caracalla. Oh, che diavolo! Ma come può essere successo questo? Ma ti dico io! Aiutatemi! Tirate più forte! Maestra, mi dia la sua mano! Saluti! Tornate ai vostri posti! Vi farò pagare caro questo affronto! Ve ne accorgerete tutti quanti! Basta, ho detto! Vergognati! Sedetevi! Sedetevi! D'accordo? Allora entriamo. Vi farò ripetere l'anno tutti quanti! A tutti! Oh, che scandalo! Silenzio! Silenzio, ho detto! Razza di deficienti! Bella figura che mi avete fatto fare! Vi avevo avvertito! E io sono il tipo che mantiene le promesse, anche se dalla mia faccia non sembra! Lo so io la punizione che meritate! Domani mi porterete tutti la ripetizione del terzo programma della prima trasmissione ad oggi! E in più un saggio critico sull'intervista di Claudio Villa! Intanto interrogherò voi! Salute! Buongiorno! In piedi! Lasciate il posto ai signori della commissione! Prego! Grazie! Questi sono i miei gioielli, prego! E ora vedremo! Chi ha osato? Venga fuori, sia coraggio! Tu? Che spreconi! Che fai tu? Scatalavi i pennini, no? Ah, sì! E fatti una provvista anche di questi! Fermo qui! Procedo! Ha rovinato il paraurti! Per quanto mi fossi fatto raccomandare da un deputato del partito nettista, mi cacciarono ugualmente dalla scuola. Ma per fortuna Baldi riuscì a convincere suo padre a darmi un posto di garzone. Lavoro duro alla fattoria, non si riesce a dormire. Piatti volanti, eh? Questa è un'autentica fazione, eh? La frittata è assicurata. Tiro mancato. Se non erro, mi hanno rotto le uova nel paniere, eh? Dovevo aspettarmelo. Lo dicono tutti che ho una voce chioccia, no? Ciao, Ridolini! Oh, Dolly! Non vuoi abbracciarmi? Sì, volo! Vieni anche tu! Triso! Avanti! Ale, 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 busso! Presente col morto! Amore! Rivolo! Prendimi! Pazzerellone! Vieni! Bambolona mia! Ehi! Ehi, ti concia io! Da quella parte! Tagliala! Mi succede a casa vicina! Andiamo! Presto! Via! Stagliamoci! Non mi scappi, dai! Ce l'hanno andati!
Investighiamo. Se ci vede siamo fritti. Che fa? La ronda, no? Quella ha fatto il caporale. Ma che facciamo? Che pensi mi? A casa svergognata. Sei stai zitta, piccino. E in pace. Arriva la nostra. Lasciami. Oddio, che cresci la barba. Hai visto dove è andato? Non lo so, guarda sul fienile. Mi insegno io a insegnare le figlie della brava gente. Lo impicco. Ehi, Ridolini, le spiacerebbe darmene un po'? Oh, figurati, caro Francis. Hai fame? Sì. Basta? No, ancora. Ma è una fame arretrata. Thank you. A te e tutta la tua razza equina. Tieni, manduca. Oh, Dolly! Oh, Ridolini! Stavamo giusto parlando di te, eh? Oh, dico, quel fieno è mio, eh? Come? Vieni qua! Ah, mi c'è prepito. Aiutami a salire. Sì, altaleniamoci. E spingimi ora. Mi sento tutto spinterogeno. Animali. Cavallezze della parola. Occhio alla gonna piccola, eh. Finisce mai una volta diversamente, eh? Arrivo. È venuto a tiro, eh? Ehi, di calda! Che si vede? Mi trovo bene. Ma via! Manda salutoni. Cacce, contraccacchio! E dov'è la donna del mio cuore? C'è, ma che c'è? Dov'è? Dolly! Giacogliata, vieni qua! No, lasciate fare a me. 30 carati. Dolly! Eccomi! Vieni qua! Aspettatemi, torno subito. Guarda chi non c'è! Non lo conosco. Chi è quello? È l'uomo che dovrei sposare. Mia divina. Oh, no, non lo voglio. Posso disobbedirmi? Non sia mai detto. No. Torna qui. Hai la mano il tuo fidanzato. Svelta. Finalmente. Mi raccomando. Tu, ragazzo, vieni qui. Non essere nervoso. Come sono bene, allora amici possiamo cominciare. Lo sposo da questa parte, va bene così? Bella amica che sei. Dolly è mia e di nessun altro. Oh, mi devi aiutare. Dammi una mano. Su, avanti, forza. Siete contenta di prendere per legittimo sposo il signor Temistocle qui presente? Volte. Questo matrimonio c'è da fare soltanto con me. Non ridoverme. Ti farò vedere io con chi si fa. Ecco quel che ci si guadagna, non farsi casi propri. Se osate avvicinarvi ancora a questa casa, vi faccio la pelle. Aiuto, si ammazza. Allora, che facciamo? Riprendete? Rimettete le posto. Si continui, sono meglio io. Allora, fermi. Ma a me chi me lo fa fare? Mi pagano per fare il garzone. Il piccolo eroe. L'anello. Maledetta, non vi è bastato. Bene, bravo Ciccio! Se non approfitto di questo momento, Dolly è perduta! Dolly! Dolly! Ridolini! Dolly, presto, fuggiamo! Sì, vieni, ho la macchina, andiamo! Lasciatemi! Eccolo! Capisco la sposa! Andiamo, andiamo da quella parte! Signore e signori,
Questa scena dell'uovo sbattuto in faccia l'avete già vista. Approfitto quindi per dirvi che Dolly, mercé il mio tempestivo intervento, non ha convogliato in giuste nozze con quella faccia da fesso che avete potuto ammirare. Non l'ho sposata nemmeno io, è vero. Comunque, l'ultima parola non è stata ancora detta. Ah, gallinaccio della malora! Ti faccio vedere io! Ti colga la pepita! Disgraziato, deficiente! Alzati! Alzati, ho detto! Fuori di qui! Mascalzone! Apri la porta! Apri! Bell'amico che sei, qui fa un freddo cane! Ma riapri subito! Piantala, ho detto! Apri o la sfondo! Con permesso? Sparisci! Il piano è semplice. E con questa funzionerà a meraviglia. Siete un rimbambito! Non voglio la tua opinione! Appena si spronta, svaligiamo la d'accordo, casa. D'accordo. Salute, amico! Volete un goccetto? Un roba, Bevete, bevete. Fate sentire. Anche ubriacone ora! Ti dico io, sai! Fuori! Fuori se non volete assaggiare anche il manico di questo affare! Accidenti a te! Se tu non mi avessi svegliato, dormirei ancora! Ma che è la flotta atlantica? Via, via, via che devo fare i bagni! Su, andate al piano di sotto, che vuol dire star giù ad aspettarvi! Ma non finisce così, sai? Schiaccia. È andato il diavolo! Guarda, guarda come hanno ridotto il mio cappello! La cavalleria! Eccoci! Dove ha messo il mio tutino? Non farmi ridere, togliti di lì! Guardami, guardami! Uno! La mia gamba! Maledetta sempre per colpa tua! Siedi, piano, la mia gamba! Che pensi lì? Grazie! Incosciente cazzo, ti faccio a pezzi! Aiuto! Ti spremo come un'arancia! Ma sì? La mangio io, sprufone! Ti tolgo di mezzo! Mezzo, sette e mezzo, ora ti bacio il cappotto! Buona! Ferma! Chi si vede Dolly? Vuoi sentire? Esibisciti! Siedi, aspetta! Io stavo andare a fare pennichella. Pennichiamo anche noi? Mm-hmm.
padrone, aiuto! Dio, che paura! Oh, mamma mia, mamma mia! Tutto di letame. Dammi il sapone. Accidenti a quella vecchiaccia della malocchia. Le sequenze che andiamo ora a mostrare, gira rigira col tonfo e con il botto, le rivedrete ogni anno a spolverare in tutti i film di Gianni e di Pinotto. Oh.
su, pompagnolo. Fai pure il latte anacquato, eh? Che frittata! Pure Marci! Molly! Posso aiutarti? Grazie, sì? Tesoro. Prego, prego. È un dolce peso. Sei tanto caro. Prima un bacetto, Poi il lavoro. Guarda se si muove per fannulloni. È uno sforzo. Non farlo sentire. Che scocciatura. È proprio insopportabile. Ehi, ciccione! Stai a vedere. Sì. Frullalo tu. E che sono scemo. Un momento. Come? Grazie. Io vado a giocare. A Briconcelli. Maligno. Ho comprato la cartavella, ho comprato la cartavella. Finalmente sono. Ci vogliamo altalenare? Sì. Ecco qua. Yoppala. Oppa. Yop. Razza di palabutto. Guarda là. Vieni. Ora lo conci per me. Tienilo forte! Ehi! Pascalone! Fermati, delinquente! Fermati! Vi siete fatta male? No, grazie. Filippo! Corri a prendere una corda! Presto! Che vita, che profilo! Tu, butta! Molto bene, benissimo! Tira! Bravo, bravo! Bravo, Giovannino! Venite a vedere come dipingo! Siete incantevole! Fuggite via con me! Sarete la regina del mio cuore! Conosci tu quello lì? No? Che pessimi! Vai, dico, giovanotto, come vi permettete, eh? E tu, birichina? Questa donna non si tocca, è il mio amore. Vero, bambola? No? Non mi ami più? No. Vai, dico, imbrattatele da strapazzo. Lasciatemi! Accidenti! Entra all'ospedale dopo la tremenda festata. Mi dichiaravano guaribile in 60 giorni salvo conflagrazione. Il sedicente pittore rapiva Dolly e la costringeva a esibirsi impudicamente in un locale diurno. Il Buriana Club. Via, ma qui ci deve essere un equivoco. Io passo, ripasso e mi pianto in atto. Il equivoco ci sei soltanto tu, hai capito? Fila, volta i piedi. Ehi. Come? Idea. Ora ti impugno io, giovanotto. I miei omaggi. Thank you.
Aspettami! Dove volete andare voi, eh? Vado al bagno. Fuori! Non è di là. Fuori! Chiamo il direttore. Posso fare anche da solo. È un amico di Dolly. Ehi, ragazzi! Quell'uomo, acciuffatelo. Ma non sono un bambino, no? Vengo subito. Vi butto fuori a pedate! Ho capito che cosa ci vuole per voi. Oh, Millame. Ecco qua. Lavo! Senti! Oh, Dolly! Ti ho ritrovato finalmente, amore mio! Censura, figliolo! Aprite! Siamo perduti! Aprite, affondiamo! Ci ritroveremo, che pensi mi? Dove è nascosta quel furfante, eh? Ah, togliete di mezzo! Dove ti ho detto? Ah! Parla, non ho tempo da perdere. No! Prepariamo qualche cosa, no? Tieni, Ridolini. Per me? Sì. Oh. In segno del mio amore. Vieni, Dolly. La faccenda è chiusa ora. Puoi anche andartene, sai? Via. Andarmene? Io? Ti faccio vedere. Allora tiriamo in collo a una gallina, eh? Un momento. Noi ci amiamo e ci sposeremo, vogliate o non vogliate? Ah sì? La sposerai, cadavere! La vedremo! Questa volta divinisco! Accidenti, questa fa sul serio. Finiamo! Non la vai mai! Non la vai mai, mia figlia! Mai! Disgraziato! Non l'avrò mai? Vediamo! L'avrò! Non l'avrò! Non c'è che un sistema per separarli, mandare Dolly in città dallo zio Bomba. Non l'avrò. Sì, l'avrò. No, non l'avrò. Oh, sì, mi ama. Oh, Dolly, amore mio. Viva la vita! Mamma, dammi il sole. Mamma, perché m'hai fatto così bello? Quanti regali! Dolly! Zio Bomba! Ho una magnifica notizia da darti. Guarda, guarda, cara, ho fatto 13! Oh, come sono felice, auguri! Unico 13 in tutta la Carolina! 2000 lire! Vogliamo andare a cagliarci? Andiamo di sopra, vieni, Dolly! Certo che sono delle gran belle soddisfazioni! Per la miseria, 2000 lire! Dolly! Fegato mia!
Basta, ora su, torna a cuccia. Ah, brava. Ehi, Dolly! Dolly! Dolly, dove sei? Oh, Ridolini! Oh, amore, niente ci potrà separare. Caro tesoro! Quasi niente. Oh, amore, ti sei fatto male? Oh, io no, forse lo specchio. Aspettavo, sai. Baciami. Oh, benedetta fretta, aiutami. Pochi fiori, ma molte opere di bene. Come sono profumati. Ci ho messo la colonia, bambola. Ridolini, fa qualcosa, ah! Aiuto! La salamandra, porta fuori! Stai ferma! Là. Piano, stupida, mi fai venire i brividi. Scusi, signora, ma mi ha detto di smetterla. Ti fa male? La mia schiena! Oh, mio Dio! Oddio! Aiuto! La salamandra è in pericolo! Oh, signora, come ferma, sei? Signora! Signora, non le faccia male che porta scarogna! E via quello screanzato! Ferma! Ma come si permette lei? Via di qua, ho detto! Dagli la lezione che si merita! Lo screanzato! Fuori di qua! Via, via! Portalo fuori! Basta con questa storia! Ridolini! No, vita mia! Hai di sopra, accompagnalo! Voglio Ridolini mio! Tutta colpa della salamandra. Dove siamo, a Milano? Guardate questo, andate di sopra, fermi, o la voglio o la vita. Ah, cercate rogna. No, cerco prugne. Presto, dategli addosso, senza pietà, senza nessuna pietà. Meno 4, 3, 2, 1, bang. Faccio vedere io. Porca cuccioli! I signori sono serviti! Io servo lei! Vedete questo sigaro? Sì. È esplosivo. Sembra intatto, invece contiene tanta nitroglicerina da far saltare tutta la baracca. Questa è la fiala. Visto? La nascondo nel sigaro. Tolto di mezzo il padrone di casa, ruberemo la schedina e incasseremo noi la vincita. Bene. Copro poi con la fascetta. È impossibile che non funzioni. Un bel colpo e noi ci pigliamo le 2000 lire. Capito? Cioè. Boom. Ah. Andate ora. Sì. Vieni. Andiamo, andiamo. Complimenti per la festa, grazie, e per la vincita, un colpo grazie. Formidabile, posso aprire, è conciato in un modo speciale. Grazie, è meraviglioso questo sigaro, veramente. Fio, cosa fai? Lo sai che il medico ti ha proibito di fumare? Su, da bravo, no, dai. Non mi fumare. Che non succeda mai più, mi raccomando. Ma... che? Un tosco emiliano. Che bontà. La galassa! Buono, eh? Via! Voglio vieni! La cecca! Mamma! Mamma mondo! Maledizione. Chi sarà stato? Ma? Ritentiamo. Torna di là, cara. Accidenti. Ah, è opera tua, eh? Venite qua. Ho scoperto tutto. Ma? Vogliono rubarvi la schedina del totocalcio. Ma che pensi me? D'accordo? Qua la mano.
Grazie, cara. Bene, voi andate là che io non mi muovo di qua. Vieni, metti questo nella pasta dei dolci. Tutto. Bene, capo. E insomma, è così che voi badate al vostro servizio? Gli ospiti stanno aspettando i vostri comodi. Ciascuno vada al proprio posto e cominciate a servire. Avete capito? E subito, mi raccomando. E voi? Intesi? Glicerina, eh? Confessa, tu non ne sai niente, vero? Hai visto il film di Clouzot? Vite vendute! Portala via! Ah, ah,
con le zampe, tieni dentro, tieni dentro, fermi! Poi dico, mi andasse bene una volta, eh? Aiuto, aiuto, salvatemi! Aiuto, ridami! Dolly! Aiuto, lasciatemi! Aiuto! Di velocità! Siete in contravenzione! Hanno rapito una donna! Inseguiamo con la macchina! Passate dietro! Prendete il numero della targa! Itis! Uno, due e tre! Alla prossima fermata scendete e telefonate! Hanno rapito anche lui! E oltretto il pudore! Finalmente uniti. A tutte le auto della polizia, tutte le auto della polizia. Ricercasi uomo con faccia da appassionato di giornali a fumetti, responsabile del disastro aviatorio di ieri. Grossa taglia a chi ne eseguirà la cattura. Vivo $1,000, morto rimborso spese. Sento un motore. Eccolo, è lui. L'ho visto prima io, facciamo a metà? D'accordo. Thank you.
avanti! Fate il pieno? Sì, giudice, anche per l'olio. Grazie, arrivederci! Arrivederci! Senti, ma cosa succede qui? Cosa c'è questa mano? Volete una mano? Sì! Ma cosa c'è qui? Io non riesco a capire. Vabbè, vi intendete di macchine voi? Io no, ma un mio amico sì. Me lo salutate tanto, ci mancava anche questo. Avevo un matrimonio per le tre, sono già in ritardo di mezz'ora. Un matrimonio, là? Sì, sì, sì. Beh, ma non avete capito. Ascoltate. Viva l'idea, sì? Accettato. Molto bene, benissimo. Ecco qua, 100 cartoni, secchi secchi, eh? Non guidate voi, guido io, d'accordo? Ok, bene. Qui ci vuole qualcosa per fare leva, eh? Su, sì. Datemi quella. Sì, ecco fatta. E adesso mettete in marcia. Bene. Su, spingete il bottone. Il bottone del colletto? No, il bottone della messa in marcia. Ah, la marcia. Spingete, presto, il bottone della marcia. La marcia funebre. Ma che marcia funebre, il bottone della macchina, su. Senti, fermate. Su, levate il piede, staccate la tensione. Presto. Come? Non va? Spingete. Sì, vengo io. Ecco, io spingo avanti. Presto, forza. Fermatevi. Fermatevi, mi romperete il collo! Dio, ti prego, succede un macello! Fermatevi, ci ammazziamo tutti e due qui! Maritolini! Dolly, finalmente ci sposeremo! Fermati, che ci vedo! Accelera! Vi sposerò all'inferno se non fermate! Fate marcia indietro, ci raccoglieranno col cucchiaino! Officiate! Accettate voi questa donna? Sì. E allora vi dichiaro marito e moglie. Oramai non possono più nulla. Per condio figlioli. Un mondo andammo a vivere in casa di mia suocera e mi dedicai all'arte culinaria. Signore, tu sporcale tutto, io gentile signora. Signora, vostro genero sporcale tutta cucina. Un momento, glielo insegnerò io. Maledetto, mille volte maledetto il giorno sei messo piede in questa casa. Guarda! Lasciatemi! Ammazzalo, che capoccia! Adesso ci penso io! Ero lo... Ridolini! Mamma! Ti sembra di aver fatto forse una bella protesta, eh? Ma Cecco Beppe, eh? Te lo do io, Cecco Beppe! Soddisfatto! Brucia! Fuoco! Blotto come brucia! Tornate al lavoro! Il resto dopo, amatissimo congiunto! Perdonate la mia assenza, ma un getto di vita! Oh, mamma! La butta te la faccio pagare, prendi questa! Adesso ci penso io! Oh, signora, sono mortificatissimo! Non è niente! Non so proprio come sia accaduto, mi scusi! Brutto scorpione, Non faccio vedere io! Ridolini, ma che hai fatto? Basta, ora, sudo, bravo, vieni di là! Come? Da quella iena di tua madre? Mai! Qui comando io! Non gridare! Sono il padrone di casa e non prendo ordini da nessuno! Oggi esprimerti così in mia presenza. Tu levati, pensi questo di me. Faccio quello che mi pare. Bastardone! Qui comando io! In casa mia! Mamma, ti prego! Piantala! Rimetti in ordine la cucina subito! Ho detto subito! No, non accetto ordini da nessuno! In casa mia farai quello che voglio io! Scopa! La scopa non mi piace! La mia pazienza è un limite, non sopporto! Scopa! No, risco! Scopa! Certo bene!
busta! Adesso ti ribusso io! Scopo per conto mio! No. Prova a muoverti adesso! Mamma, torna di là! Non ti muovere, sai! Ehi voi! Ti sei fatto male, tesoro, non te la prendo! Non ce la faccio più! Signori, un momento di attenzione, vi prego! Voglio mostrarvi qualcosa di veramente eccezionale! Ecco qua! Si tratta di una collana bellissima che mi è stata regalata da un mio grande ammiratore. Che ve ne pare, non è stupenda? Sapete a chi apparteneva? A un arancia. Tra un minuto la collana sarà nostra. Oh, bravo, Rigolini, posa qui sopra il tavolo. Che pensi? Lo fanno montare. Basta, mi piace. Ci servono pure. A lei, se lo prego. A lei. A lei. Grazie infinite. Buona, come sono contenta. Mi è sempre piaciuta. È leggerissima. Già. Oh, è deliziosa, che sapore. Che delizia. Lo provi? Io ne vado fatta, e voi? Io pure. Non trovate che sia squisita? Eh? Bene, servite prima le signore. Oh, grazie, caro. Resta. Andate, andate pure, fate presto. Ahimè! Questo è il bambino! Calma, signori, calma, vi prego. Calma. Questo è il momento giusto per rubare la collana. Bene. Vado a vedere se tutto è pronto. La prego, signora, ci canti qualche cosa. Volentieri, la bevonne. Ed ora approfitto di questa sequenza per spiegare ancora una volta al colto e all'implita che una organizzatissima gang, la stessa che inutilmente ha già tentato di rubare la collana vincente allo zio Bomba, si sta dando da fare per rubare la collana a quell'angelo del focolare domestico che è mia suocera. Osservate. Ecco. Il sistema è particolarmente ingegnoso. Allora hai capito? La collana. Va bene. Oh, che voce. Vieni, vieni, scimmiottino. Omaggio alla vostra arte. Siete adulatore. E alla vostra bellezza. Ora ti piglio io.
Vai di là! Accidenti, Selbrusa! State calmi, ci penso io! Da questa parte, state a vedere! Ora ti prendo io! Coraggio, ragazzi! Prendete una scopa! Sì, 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 buona idea! Voi andate di là e io vado di qua! Cerchiamo il cerchio di legale! Approfittiamo ancora per spiegarvi meglio la situazione. Sospettati di complicità per il furto della collana, io, mia moglie e l'orango siamo finiti a Sing Sing. Mia moglie ebbe un trattamento di riguardo, come vedete, accudiva alla mandria. Lo vuoi un po' di latte, eh? Vedrai che usciremo presto. La collana non l'abbiamo rubata noi. Ecco. E adesso portiamo la colazione al padroncino. Oh, come deve essere buono. Oh, ratto brigante! Che cosa fai? Quante volte ti ho detto che non devi bere il latte dei cagnolini? Cattivo! Cattivone ladruncolo! Se lo fai un'altra volta ti metto in castigo! Hai capito? Dammi qui la scodella! Oh, e adesso dai tu il latte ai cagnolini! Da bravo, vai a prendere la bottiglia del latte!
Versalo piano piano. Ecco, così. Che profumo, fate bravi, eh? È troppo duro, lo cambiamo subito. Prego, signore, questo andrà meglio. Giù, così, ecco. Grazie. La colazione, tesoro, aprite per piacere. Apri, schiavetta. Subito, signore. Il signore comanda altro? No, grazie, chiamerò più tardi. Mani di pata. Prima la colazione. Ma io non ho fame. Ho sete di baci. Sono proibiti dal regolamento. Abbassa i regolamenti. Volevi tagliare la corda, eh? Sei proprio un animale. Su, vieni con me. E lo dai il bacetto? E va bene. Su, chiudi per benino gli occhietti. Contento? Ancora, ancora. Ma sei proprio un ingordo. Richiudi gli occhi così. Su, venite via. Lasciatemi ancora un momento. Ah! Bestiaccia della malora! Ciao! Delinquente! Farabutto delinquente! Ti penso io adesso! Non è dispaccio urgente! Ma, che c'è? Ah! Venite qui voi! Io? Sì! Qui, qui! Qui ho detto! Sì. Davanti a me! E zitto! È arrivato l'ordine di mandarvi fuori dai piedi! Io solo? Sì! Provvedete al necessario. E adesso come farò senza di te? Ora si prova. Capo, graziate anche a mia moglie. Piantatela! Ridateli i suoi abiti. Avanti, muoviti! Muoviti! Via! E pianta la mezza cartone! Stani a posto, giovanotto! E fuori di qui, hai capito? Fuori, presto, sbrigati! È inutile insistere! Dovete rimanere! Eccolo, capo. Bene. Non abbandonare, Vitolini. Eccoti il foglio di via e sparisci ora. Poi. Insisti. Capo. Che altro c'è? Capite mia moglie. Tua moglie cosa? Pazienza. Fuori! Ho detto che dovete rimanere qui. Oh. Sono fermato. Ah, oh, farabutto. Non è ancora fatto, eh? Ehi, voi, Saveta, tornate dentro. Scrivimi fermo apposta. Ascoltate, guai a voi se me lo trovo ancora fra i piedi. Addio. Devo combinarne una grossa, così mi rischiaffano in galera. Oh, trovato. Sono figlio unico! Finalmente ti ho trovato! Lasciatemi! Soffoco! Questo è offesa al pudore! Lasciatemi! Sono 20 anni che aspetto! Amore. E aspettasse altri 20 anni! Ehi! Però, con questo le cose potrebbero andare meglio. Alto là! Sulle manopole! Fermo! Fuori la grana, fermo! Ah, bingo il sacchetto, fermo! Fermo! Aiuto! 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 Che c'è? Aprite! Fatemi passare! Queste sono per voi! Non mi tentate! Ma mi ha accettato! No! Fate conto di vendere un biglietto d'ingresso! Ah, quello è così! Grazie, barone! La servo subito! Accidenti, ma non me ne va bene una oggi, eh! Yeah.
marito e sei morto. Oh. Dammi i tuoi vestiti, presto. I miei vestiti? Oh. Magnifico. Presto, ho detto. Sì, 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 sì. Avanti. Smetto, i pantaloni. Non può essere lontano. No, seguiamo questa gente. Così ti prenderanno te al posto mio. Mi sta a pennello. Io ti il becco. Ti piaccio? Ah, che bello. Lo troviamo, lo vediamo. Accidenti! Benvenuti, fratelli. Sì, è proprio lui. Sì, sono proprio io. Vogliamo andare? A me? Con molto piacere. Oh, avete sentito questa buona, buona. Rinfrescati la memoria. Rinfreschiamoci. Ecco. Il numero 13 salirà stasera sulla sedia elettrica. Oh, oddio. Eccolo, capo. Bentornato, figlio prodigo. Sta fermo. In segregazione. Io? Ma io non sono il numero 13, è quello là. Ridolini. Ah, Dolly, amore ma mio! Ma che storia è questa? Ma come non lo riconoscete? Sì. Mio marito! Sì, io sono suo figlio! Portatelo via! Signora Cimarella, lasciatemi! Lasciatemi! Ah! Chi è? Ah! Ehi! Toglietemi sotto che devo scendere, presto! Qui? Sì, sì! Su! Vogliamo scappare, io e te? Scappare? Come? Vedlai! Ridolini, va sulla sedia elettrica. Sì? Sedia elettrica? Sento. Sì. Attaccamelo al codino. Sì, subito. Presto. Bene. Grazie. E io così mi sposo la vedovella. Ma mi raccomando, acqua in bocca, eh. Bocca bravo. Oh, non mi arrivo, Tella. Aiuto! Allarmi! Accidenti, ci hanno scoperti. Vediamo, mamma. Fuggiamo. No, io me la vado. Ma io che cosa faccio? Non lo so. Aspettami. Aspettami. E io sto di sopra! Oddio, io che cosa faccio? Ah, mi sono lui! Ah, la colubrina! Vuoi fare il turbo, eh? Non sono stato... Vieni avanti! Vieni qui, ho detto! Alza le braccia! Dove l'hai messa la pistola? Oh, Dio mio! Vorrei proprio sapere chi è stato quel farabutto! Ecco la pistola! È uno scherzo, eh? Vai via! Vieni qua! Via! Ehi, chiama Ridolini. E tu, non perdere tempo, sali, presto, presto. Vengo subito, dammi una mano. Eccomi. Ma non dovevo scendere io, sei tu che devi salire. Risaliamo, su, presto, aiutatemi. Ecco. Aiutatemi. Facendo un buco qui, possiamo saltare nel cortile, giù. E aprite bene gli occhi. Ci vuole una testa dura, vediamo. Sì, la tua può andare, prova. Sì, Petrulli. Via. Uno, due e tre. Formidabile, bene. Riprova, via. Fantastico, ti nomino testone maggiore. Bisogna fare presto, tocca sì, a te. Io? Ah no, eh. Facci tu. Ah, io non ci vuoi. Muoviti, non vale torie. Vai. Vai. Io. Ma chi è? Orribio. Allarmi, guardie, venite. Prendetelo, non lo lasciate sfuggire. Avanti un altro. Coraggio. Tocca a te. Via. Prendete. Prego, accomodatevi. Piccoli incoscienti, salute. La presa! Dio, come faccio? La filo via! Ecco! Partecipiamolo! Siamo della polizia! Uscite subito di qui! Ah, questo è un colletto per bene! Avete visto nessuno voi? Ah, è impossibile che qualcuno abbia usato tanto! Andate via! Raccontatemi tutto! Avete visto qualche cosa? Cerchiamo un evaso noi! No, non si muove! No,
Oh mio Dio! Oh mio Dio! Spara! Spara, è lui! Come vedete, signori, un buon ombrello vale un moschetto. Napoleone, memoria. Ma se Napoleone non finì sulla sedia elettrica, io voglio finire in casa mia su una comodissima poltrona. Molto bene, benissimo. Ridolini è la collana della suocera. Buonasera, buongiorno.